Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Pace e bene a tutti, carissimi amici, eccoci insieme per un nuovo appuntamento con il Signore dei giorni. La liturgia della parola della 20ª domenica del tempo ordinario insiste sul discorso del pane di vita e raggiunge, potremmo dire, l'apice. Dopo aver ascoltato più volte in queste domeniche l'espressione «Io sono il pane vivo disceso dal cielo», l'ascolteremo infatti anche in questa domenica. Ecco che Gesù chiarisce ulteriormente il senso delle sue parole affinché non ci siano dubbi sul contenuto, sul senso del suo parlare. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Questa espressione irrita i giudei che si mettono a discutere tra di loro apertamente e aspramente. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Ma Gesù, senza batter ciglio, risponde con fermezza: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Bisogna passare per questa strada se si vuole raggiungere l'obiettivo più ambito, se si vuole soddisfare il desiderio profondo di vita e di felicità che ci portiamo dentro. Il Vangelo di questa domenica ci porta direttamente al senso dell'Eucarestia. Il rendimento di grazie che noi celebriamo è la reale possibilità che ciascun battezzato ha di realizzare il suo rapporto di comunione intima con il Signore. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Non siamo noi allora a stabilire quale sia il modo giusto per vivere il rapporto con lui. Tante volte mi è capitato di sentire: non vado a messa, non mi confesso, io ho un modo mio personale di parlare con Dio, mi rapporto personalmente. È molto pericolosa, direi, questa visione individualistica della fede e del rapporto con Dio. Non siamo noi a stabilire quale sia la strada giusta. Ce l'ha indicata Gesù: colui che mangia me vivrà per me. Abbandoniamo, carissimi fratelli e sorelle, i discorsi e gli atteggiamenti di comodo. La fede è una realtà seria che ci permette di realizzare il battesimo che abbiamo ricevuto, ci permette di compiere il percorso di vita e di santità che conduce l'uomo a ricevere il premio promesso fin dalla creazione del mondo. L'Eucaristia è quanto già ora ci permette di realizzare questo rapporto intimo di comunione con il Signore. È già anticipazione di quanto vivremo alla fine dei tempi.
è già caparra di quanto ci è stato promesso e che noi ora osiamo solo sperare di raggiungere. Non lasciamoci dunque sviare da dottrine varie e peregrine, ma gustiamo e viviamo già ora quanto è buono il Signore. Pace e bene e buona domenica a tutti.